Dopo il successo nell'anticipo della Pistoiese, l'Arezzo non può più perdere terreno, tra l'altro nello scontro diretto contro il Foligno, un Foligno che non vince fuori casa dal 29 settembre ma che precede in classifica gli Amaranto. Amaranto soprattutto per quanto riguarda la tifoseria, che sentono molto questa sfida, anche Mezzanotti sembra in tensione, e poi il ritorno d'avversario di Nofri, che ha guidato l'Arezzo nella seconda parte della scorsa stagione. Minuto di silenzio per ricordare Matteo Roghi, il giovane giocatore del Fogliano morto drammaticamente da Badia San Salvatore domenica scorsa. Si comincia subito un pallone per Bevilacqua, si presenta davanti a Scarpelli, esce con i piedi Scarpelli, la porta è vuota, Scarpelli due volte e poi tre volte mette in fallo laterale per fermare questa azione del Foligno. Poi l'Arezzo con Essussi, c'è un rimpallo, Essussi nel rigore, parte il tiro, c'è la deviazione e ci arriva il portiere Biscarini che la mette in calcio all'angolo, primo pericolo per la porta del Foligno. Poi ancora Galbiati per il Foligno, carica questo sinistro, è un gol pazzesco per Galbiati. Il Foligno ancora dalla distanza risolve la partita, come era accaduto nel precedente turno con Menchinella. Questa volta è Galbiati a trovare il gran gol che manda in visibilio i tifosi del Foligno. Poi Martinez, c'è la fondo centrale di Martinez, nessuno lo ferma, sette passi a terra e poi il gol Martinez, ma l'arbitro fischia il fallo. Fallo dunque sul difensore, annullato questo gol dell'Arezzo al 31esimo, 5 minuti dopo il vantaggio del Foligno. Arezzo ancora, c'è un pallone che schizza in aria, Biscarini manca completamente il pallone sul retropassaggio di Galbiati e poi la prende con le mani, attenzione, arriva l'arbitro che è Fornò di Roma 1, punizione a 2 in aria, Rubecchini ed Essussi sul punto di battuta, vai Essussi, ed è la schiena di Bricca addirittura che respinge, poi Tonetto ci prova, sinistro, la palla ancora per Bricca in aria, primo tiro respinto, ci prova un'altra volta e Biscarini fa suo il pallone. Arezzo che prova in arrembaggio, ancora Martinez, Essussi al limite, Essussi cerca il tiro, la palla che però è larga e alta rispetto alla porta del portiere del Foligno. Calcio d'angolo, lo batte Carfora, secondo palo, poi Martinez, Essussi, una mischia e poi ancora Essussi. Davvero il Foligno con fatica riesce in questo caso a liberare la sua area di rigore. Arezzo ancora, Carminucci, la rimessa laterale, cercare Martinez, pallone allontanato, Carfora lo rimette dentro, poi Bricca, Martinez verso il fondo, cross, secondo palo, ma la palla attraversa tutta l'area e finisce sopra la traversa. Siamo nel secondo tempo con il Foligno sempre avanti, Bricca dalla distanza, ci prova, prova a imitare Galbiati, ma para il portiere Biscarini. Ancora un pallone in aria, controllo di Bricca, va alla conclusione, Biscarini si oppone tuffandosi dalla sua sinistra e Bricca, davvero in modo imprevedibile, il giocatore più pericoloso. Ancora un cross per Carfora, la palla si alza, poi Essussi prova a liberarsi dalla marcatura e poi Carfora spada alla porta, non riesce a tenere basso questo pallone e dunque si spegne un'altra iniziativa dell'Arezzo. Quindi entra Rubecchini ed esce Carfora al 12esimo minuto. Nel Foligno entra Urbanelli, esce Bevilacqua, parte il pallone dentro, Bricca di testa, era riuscito quasi a colpire. Punizione dal limite per l'Arezzo, Rubecchini va col sinistro, il palo con Biscarini in tuffo e calcio d'angolo per la formazione Amaranto. Quindi è il momento di Invernizzi, esce Martinez al 22esimo, nel Foligno esce Maolini ed entra Chiani, poi Rubecchini batte la punizione, Zaccanti cerca il palo lungo, lo sfiora di pochissimo. Nel Foligno è uscito anche Porricelli ed è entrato Davino, poi Rubecchini, cross lungo, colpo di testa stavolta di Invernizzi, la palla è ancora sul fondo, il forcing dell'Arezzo fino alla fine, negli Amaranto è entrato anche Diem, è uscito Carteri, parte il pallone, Bricca attraverso Talaga che è messo in mezzo e poi Di Santo da terra trova il pareggio incredibile, esattamente al 49esimo quasi praticamente, l'Arezzo trova il pari così come era successo a Città di Castello con il Trestina con Diem al 50esimo, questa volta è Di Santo a risolvere una mischia furibonda da terra praticamente, è riuscito a mettere dentro il Foligno, dunque è raggiunto proprio nel finale, l'Arezzo dunque conquista il pareggio, Nofri che abbandona il campo, Arezzo che si è salvato all'ultimo tuffo dopo aver attaccato per tutta la ripresa, c'è anche un po' di nervosismo nel finale di partita con l'Arezzo che dunque ottiene un punto insperato in quella fase, e poi però i tifosi dell'Arezzo non gradiscono la prestazione, allontanano i giocatori che si presentavano per il consueto applauso e saluto finale, ma i tifosi non hanno gradito la prestazione, qualche giocatore dell'Arezzo si scusa e dunque i giocatori vengono invitati ad allontanarsi mentre qualche tifoso chiede al presidente Ferretti di esonerare Mezzanotti.